la cosa più difficile è entrare giusto a tempo, perché il primo giro quando devo entrare è una cosa più precisa, dopo ti riprendi, però sentire già un po' la pulsare, il ritmo e dopo ci vai subito. Proprio come danzare, la vedo molto così. A proposito di studio, come si gestisce un Giulio al di là dall'altra parte, il reggae, insomma, perché leggevo quello diventa anche emotivo alle volte, perché chiaramente c'hai sempre le tue situazioni strumentali, quel cellulare che magari guardi, e là devi essere freddo, molto freddo. Però anche, cioè non so, il primo disco dei Teatri degli Orrori mi ricordo che avevo un'altra concezione di musica, pensavo che per esempio registrare lezioni di musica dove avevo una sensazione triste, di essere magari in venire su qualche emozione, ma in realtà dopo proprio con Giulio ho contato il discorso che mi diceva proprio che i radio secondo lui, cioè non è che vanno in studio e sono tristi, allora sono comunque una cosa scientifica, molto scientifico, anche se io sono d'accordo, però non al 100%. Tante cose, personalmente io sono umorale, ci sono certi giorni che magari cerco, dopo ho capito di farmi venire sul tiro da solo, insomma, magari facendo anche cose che non c'entrano niente con la batteria, tipo ginnastica tibetana, per sentire più l'energia giusta, togliere via le paranoie, andare proprio avere energia buona, e là ripaga in studio questa cosa qua. Io generalmente vado anche meglio la mattina perché sono più prestanza fisica. Ho chiesto appunto perché all'inizio anche io riscontravo un sacco di difficoltà sul palco, cioè proprio andavo, l'ansia delle prestazioni mi avvolgeva in un Sì, muschio proprio a allora là togliermela. proprio serve molto la respirazione, secondo me, anche prima del concerto faccio degli esercizi, a parte tirarmi i tendini su un muro, magari tirarmeli, esercitarmi un po' prima, così sei già caldo che vai sul palco, e quello fa tantissimo, perché sennò se vai da ubriaco, fai una figuraccia. Quindi riscaldamento proprio subito dopo, Riscaldamento, sì. sì, paradiso, proprio sentirsi, perché devi essere rilassato alla fine, essere sicuro, e dopo si sa per bene i pezzi. E sentire, per esempio, non so, quello, abbiamo suonato anche il 1º maggio a Roma, una tensione che è durata una settimana prima, che mi ripassavo tutto il concerto in modo che potevo preventivare qualsiasi disguido, qualsiasi cosa che potevano andare bene, infatti ho messo il bacchetto dappertutto in modo che il pedale nuovo, pelli nuove, tutto nuovo, cioè se hai le cose nuove non si possono rompere, se hai una pelle andata, magari vai dentro per rullo, fa una figuraccia, e dopo sì, sentirsi respirare proprio fino in fondo e stare tranquilli, insomma. E anche vederla, anche stare con la band un po' prima. Cioè, stare proprio mezz'oretta, tranquillo, bere acqua. Comunque state uniti prima di un concerto Sì, o serve dividersi? molto, sì. Anche perché sei là in collaborazione, non sei uno contro l'altro, infatti dopo viene fuori il magma, l'energia giusta. Qua, dopo, ci sono degli esercizi che faccio per tirare i tendini, sono i classici che mi metto su un muro, magari prima del concerto, tiro bene con avanti e retro,
sì, ti ripassi mentalmente i pezzi, insomma. Almeno l'inizio del concerto, se dice. Perché l'inizio è sempre un po' difficile perché c'hai troppe distrazioni, magari poi anche gli ascolti sono un po' strani, perché tante volte ti senti così bene che ti sembra veramente di essere sul disco, allora devi dire, cavolo, sono dove sono, sono qua. Ti fanno vedere che tutto funziona e sei anche tranquillo. Sì. Dopo anche quella energia, quella rabbia ti dà modo di sfogare quell'insicurezza. E magari anche un'altra cosa fondamentale è non andare subito e sprecare tutta l'energia del primo pezzo, perché all'inizio anch'io della mia carriera, quando andavo su, spaccavo tutto e dopo la terza canzone, quindi un po' sempre sorgosati, concentrati, in modo tale che alla fine del concerto potrei dare il massimo e là proprio deve avere il picco di dinamica, così riesce a durare anche 2-3 ore. Comunque anche far ginnastica, fare un po' il fiato è importante, insomma. Ti ringrazio per la risposta. Una domanda riguardo ad Alt, che ha un sacco di metriche non sempre regolari, come i pezzi in 6. In circolare, sì. Esatto. Hai qualche metodo per ricordartela? O te le conti, magari ascolti, ti canti la voce in testa? Cerco di riuscire a capire dov'è il primo colpo, con la cassa, col rullo. Comunque ti concentri sul beat di batteria e non tanto su, magari su riff di chitarra o qualcos'altro. Sì, cerco di proprio prendere il giro di basso e contare. Sì, di copiarlo un po', di copiarlo, un paradiddle. Ah, ok, sì. Quindi lo copio, magari la cassa dove sta su, cioè sul basso, guardi le ottave, no? Cioè l'ottava bassa deve stare sulla cassa. Sempre l'ottava alta, sì, come il Migrant Song dell'Eppen. Ma ad esempio quei riff lì, cioè da chi è che vengono fuori? Cioè magari dai te un'idea, possono sentire, non so, gli altri un groove o un giro, oppure sono magari dal basso, dalla chitarra? Va un po'... Queste cose più ritmiche sicuramente vengono fuori dalla batteria. Cioè, tante cose sono venute fuori dalla batteria, dopo il basso ci entra dentro e là cerca di fare, mentre la batteria cerca di fare un lavoro di progressione, magari si sposta da quel tempo, da un tempo spettato, un tempo più dritto per la più velocità, il basso fa un lavoro più sull'armonia. Quindi cambia, quando cambia la nota, cambia la batteria, oppure sta ferma la batteria. Certo. Cioè, tutto parte da una nota, insomma, sono vari lavori. Comunque lavorate sempre tutti quanti insieme, qualcuno arriva già con un'idea e ci occupiamo. Sì, un po' arriva già con un'idea. Ah, ok. Almeno per quanto mi riguarda, arrivavo già con delle idee ben precise in modo da non perdere tempo a... Perché una cosa che odio un po' fare dei tempi di batteria semplici. La cosa che odio di più in realtà è fare un 4/4. Sì. Quindi... un po' si sente questa cosa, che anche magari si devi accompagnare in maniera semplice, comunque o sposti un corpo, magari scelto un timpano. Sì, è molto, molto bello. Sì. È molto personale, secondo me. Sì. Comunque mi sembra di aver capito che partite nei testi. Tante volte mi accorgo che batteria e voce, per esempio degli stacchi che
tante volte magari faccio io lo stacco e la, casualmente, non so, però anche Pierpaolo fa un lavoro sulla... magari fa ta 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 e lui dice... Nel caso di Bonuel a volte sì, mi sembra che la fonetica sì, sia addirittura più energica del testo sì, stesso, cioè sono le cose veramente... Sì. La... infatti cerchiamo di andare un po' più dietro la voce, essendo un progetto anche che è un po' sperimentale sì, e non è proprio tutto... Ah, veramente è pazzesco. Sì, cerchiamo veramente di... È anche difficile immagino. Cerchiamo di un po', certe volte sei su, sei per aria perché non sai quanti giri andare avanti, andiamo un po' avanti, quando Eugene magari fa un cenno la cambiamo, prova un po' sempre sul sentimento, sull'improvvisazione, insomma, far accadere delle cose, tu le fai accadere, dopo il significato viene da solo, insomma. Qua e là ci vuole anche un po' di tecnica, insomma, un po'. È tipo su Doris quando avete fatto l'esibizione a Sai, mi sembra. Sì. Cioè il finale che è una roba incredibile. Sì. Lì avete improvvisato o l'avete studiato? No, là era un po'. Sì, eravamo rodati sul concerto. Okay. Comunque sì, il finale è venuto sì da Jam. Che non so, abbiamo un po', perché se un po' a una certa ci viene anche un po' un autopilota, come dire. Senti la musica dentro che la fa uscire. Quindi un po' una strana. Non so, magari io avrò un po' una pista musicale, riesco a capire cosa fare in quel momento. Magari anche ascoltando certi gruppi, magari di copia anche un po', però sono certi stacchi, certe cose vengono un po' anche da soli. Anche il stacco di Alessandro Freddo, quando c'è Jonathan ha fatto il resto, subito quella roba là. Queste cose vengono, anche Tom è venuta con una jam, tutta da sola. Cioè, abbiamo un po' saranno gli stessi demoni che girano. Quando sei un gruppo che è collaudato, quella cosa là parla a tutti e non si sa come, sei guidato da pilota, un po' anche la telepatia, no? Questo si è fatto tanto, prova qua. Ma invece, tipo, quando è che magari hai deciso, hai detto, sono a un livello di tecnica tale da poter iniziare a inventarmi, sì, metterci qualcosa di mio? Cioè, questo qua un po' dall'inizio, una certa, all'inizio io suonavo punk rock, molto veloce, Ramones. Mm-hmm. Dopo una certa ho iniziato a ascoltare i Melvins, sono andato un po' dietro, quel stile là, insomma, lento, veloce, un po' ritmico. Ho sempre cercato di... Siccome ci sono stati certi periodi che non avevo nessun gruppo preferito, magari, cercavo di fare io la cosa che volevo sentire, no? E anche là andavo con l'autopilota, magari... immagini un po' sarebbe figo che ci fosse un pezzo che ha questa ritmica qua e dopo vai in sala prove e poi tu magari sempre un po' ispirato magari a qualcos'altro, però cerchi di mettere le cose assieme. Anche sono un ritmo dei One Dimension, anche se mi spiace tanto.
Spesso questa tecnica con l'ordine elevator, sì, o sbaglio? Sì, okay. Con questo l'ordine elevator. Questo è... sì. Tecnica... sì, ma ovviamente sono quelli... c'è anche un altro per... Se vi rompo le palle, se avete bisogno mi fate un fischio anche te, Franz, sì. Che siccome c'è gente, okay. Così cioè così non trovano qualcuno, esatto. Se avete bisogno per l'audio o qualsiasi cosa mi fate, sì, un fischio, okay. Un altro giro. Thank you.
musica, sì, anche questo riff da molta velocità, è un 7 ottavi veloce. Che chiuda, tipo, come faccio per...
suona bene. Oppure... Anche non mi piacciono che il piatto senza cassa... Il piatto deve essere sempre accompagnato da un rullo, da...